L'osservazione imparziale dello sperimentare basato su percezione e concetto, secondo quello che si è tentato di prospettare nella nostra precedente esposizione, verrà sempre turbata da certe rappresentazioni derivate dalla considerazione della natura. Se ci si pone su questo terreno, si conclude che per mezzo dell'occhio si percepiscono i colori nello spettro della luce, dal rosso al violetto. Ma oltre il violetto si trovano nel campo radiante dello spettro forze alle quali non corrisponde alcuna percezione colorata da parte dell'occhio, bensì un effetto chimico. Similmente, al di qua del limite di attività del rosso si trovano radiazioni che producono soltanto calore. Le riflessioni su questi ed altri fenomeni analoghi conducono alla conclusione che i limiti del mondo delle percezioni umane sono determinati dai limiti dei sensi dell'uomo. E che questo avrebbe davanti a sé un mondo completamente diverso se ai sensi di cui dispone potesse aggiungerne altri o addirittura possedesse dei sensi diversi. Chi si compiace delle stravaganti fantasie alle quali in questa direzione forniscono un assai seducente appiglio, specialmente le brillanti scoperte delle recenti investigazioni delle scienze naturali? Può ben arrivare alla persuasione che soltanto ciò che può agire sui sensi, formatisi in conseguenza dell'umana organizzazione, rientra nel campo di osservazione dell'uomo, che egli non ha nessun diritto di considerare come determinante per la realtà quanto è da lui percepito entro limiti postigli dal suo organismo e che ogni nuovo senso dovrebbe porlo davanti ad un quadro diverso dalla realtà. Tutto questo, pensato entro limiti adeguati, costituisce un'opinione perfettamente giustificata. Però, se qualcuno da questa opinione si lascia traviare nell'osservazione obiettiva dei rapporti fra percezione e concetto che sono stati rilevati in queste nostre considerazioni, si chiude da se stesso la via che conduce ad una conoscenza radicata nella realtà del mondo e degli uomini. Sperimentare l'essere del pensare, ossia l'elaborazione attiva del mondo concettuale, è qualcosa di completamente differente dallo sperimentare quello che si può percepire con i sensi. Di qualunque senso l'uomo possa mai essere dotato, non potrebbe avere da esso la realtà se egli pensando non compenetrasse di concetti quanto ha percepito, trasmessogli da quel senso. E qualsiasi senso così compenetrato dà all'uomo la possibilità di vivere dentro la realtà. Le fantasie sull'aspetto completamente diverso che potrebbe avere il mondo delle percezioni, se l'uomo fosse dotato di altri sensi, non hanno nulla a che fare con la questione della posizione dell'uomo entro il mondo reale. Bisogna appunto intendere che qualunque immagine data dalla percezione riceve la sua forma dall'organizzazione dell'essere che percepisce, ma che l'immagine percepita, compenetrata dalla sperimentata attività pensante, conduce alla realtà. Non una raffigurazione fantastica di come il mondo apparirebbe diverso a sensi che fossero diversi dai nostri, può spingere l'uomo a cercare di conoscere il suo rapporto col mondo, ma la comprensione che qualsiasi percezione dà solamente una parte della realtà che in essa si trova e quindi allontana della sua propria realtà. A questa comprensione si aggiunge allora l'altra, che il pensare conduce a quella parte della realtà che la percezione
nasconde in se stessa. Il fatto che nel campo dell'esperienza fisica si presenta la necessità di non parlare affatto di elementi direttamente visibili e percepibili, ma di grandezze non visibili, come le linee di forza elettriche o magnetiche e così via, può essere disturbante per l'osservazione imparziale del qui indicato rapporto fra percezione e concetto elaborato pensando. Potrebbe sembrare che gli elementi della realtà dei quali parla la fisica non abbiano a che fare né con ciò che è percepibile né con i concetti elaborati nel pensare attivo. Tuttavia, questa sarebbe un'opinione basata sopra un'illusione creata da noi stessi. Importa innanzitutto rilevare che tutto quanto viene elaborato dalla fisica, purché non si tratti di ipotesi infondate, le quali devono restare escluse, è acquistato attraverso percezione e concetto. Ciò che è un contenuto apparentemente invisibile viene trasposto da un retto istinto conoscitivo del fisico nel campo delle percezioni e pensato in quei concetti con i quali in quel campo si è attivi. Le azioni della forza nel campo elettrico, magnetico e simili non si acquisiscono nella loro vera essenza con un processo conoscitivo diverso da quello che si svolge fra percezione e concetto. Un maggior numero o una diversa formazione dei sensi umani ci darebbe immagini percepite diverse dalle attuali e un arricchimento o una diversa formazione dell'esperienza umana. Ma anche di fronte a tale esperienza, una vera conoscenza dovrebbe essere acquisita sempre per via dell'azione reciproca di concetto e percezione. L'approfondimento della conoscenza dipende dalle forze dell'intuizione che si esplicano nel pensare. Tale intuizione, in quell'esperienza che si svolge nel pensare, può penetrare in substrati più o meno profondi della realtà, attraverso l'allargamento del quadro della percezione. Questo approfondimento può ricevere nuovi stimoli e venire in questo modo indirettamente alimentato. Ma in nessun caso, né il penetrare nei profondi substrati, né il raggiungimento della realtà dovrebbero essere scambiati con lo star di fronte ad un'immagine di percezione più o meno vasta, in cui sempre si trova solamente una metà della realtà, così come essa viene condizionata dall'organizzazione del soggetto conoscente. Chi non si perde fra le astrazioni intende che per la conoscenza dell'essere umano va preso in considerazione pure il fatto che per la fisica devono essere resi accessibili nel campo della percezione elementi per i quali non vi è un organo di senso determinato, come vi è per colore e suono. Il concreto essere dell'uomo non è soltanto determinato da quello che egli, per mezzo del suo organismo, si pone davanti come percezione immediata, ma anche dal fatto che c'è dell'altro che egli esclude da tale percezione immediata. Come per la vita è necessario lo stato incosciente di sonno accanto a quello cosciente di veglia, così per l'autoesperienza dell'uomo è necessario che accanto alla sfera della sua percezione sensibile si trovi, nel medesimo campo dal quale provengono le percezioni sensibili, una sfera a
assai più grande dell'altra, di elementi non percepibili sensibilmente. Tutto ciò è stato indirettamente già detto nel testo originario di questo libro, il cui autore fa qui questa aggiunta perché ha constatato per esperienza che vari lettori non hanno letto con sufficiente precisione. Occorre anche considerare che l'idea di percezione, quale svolta in questo libro, non va confusa con quella di percezione sensoria esteriore, che della prima costituisce soltanto un caso particolare. Già da quanto precede, ma più ancora da quello che verrà più oltre sviluppato, si vedrà che qui si considera percezione tutto ciò che viene incontro all'uomo sensibilmente e spiritualmente, prima di venire afferrato dal concetto attivamente elaborato. Per avere delle percezioni di natura animica o spirituale, non occorrono dei sensi del genere che comunemente si intende. Si potrebbe dire che è inammissibile questo allargamento dell'uso comune del linguaggio, se non che esso è assolutamente necessario se non si vuole che in certi campi proprio l'uso del linguaggio ci incateni nel nostro sforzo di ampliare la conoscenza. Chi parla di percezione soltanto nel senso di percezione sensoria non arriva a formarsi neppure su questa percezione sensoria un concetto utilizzabile per la conoscenza. Occorre talvolta ampliare un concetto perché esso consegua, in un campo più ristretto, il significato ad esso adeguato. Alle volte è anche necessario aggiungere dell'altro a ciò che in un primo tempo è stato pensato in un concetto, affinché quello che fu così pensato trovi la sua giustificazione o rettifica. Si trova detto, per esempio, in questo libro: la rappresentazione, dunque, è un concetto individualizzato. Mi si è fatto l'appunto, a proposito di questa espressione, di aver fatto un uso insolito della parola. Ma era necessario che facessi così per arrivare a far vedere che cosa veramente sia la rappresentazione. Che accadrebbe del progresso della conoscenza se ad ognuno che si trovi nella necessità di rettificare dei concetti si facesse l'obiezione: questo è un uso insolito della parola? Al prossimo video.